Ciao, in questo video ti spiego come prendere il controllo della tua mente. Allora, se vuoi prendere il controllo della tua mente, devi fare essenzialmente poche cose. La prima è interpretare positivamente gli avvenimenti che ti capitano, perché a ognuno di noi capitano delle cose, anche delle cose negative, e questi avvenimenti non sono tutti controllabili. È impensabile di poterli controllare tutti, ma l'interpretazione è la nostra. E se vogliamo controllare la nostra mente, controllare quindi ciò che avviene dentro di noi, dobbiamo cercare di trovare sempre un'interpretazione positiva agli avvenimenti. Milton Erickson, il più grande ipnotista del secolo scorso, ebbe da ragazzo una poliomielite che lo relegò su una sedia a rotelle. E durante un'intervista, un giornalista gli chiese: ma lei come ha vissuto, insomma, questa infanzia in sedia a rotelle per questa sua per la poliomielite? E lui disse: beh, sono stato veramente fortunato perché restare sulla sedia a rotelle mi ha permesso di osservare gli altri. Non avendo altre cose da fare, mi sono messo a osservare gli altri e questo mi ha permesso di cogliere le loro emozioni, anche i tratti più flebili, più deboli della loro personalità. E questo è quello che mi ha permesso poi di sviluppare questa tecnica ipnotica e di raggiungere i livelli che ho raggiunto. Quindi devo dire di essere stato molto fortunato. Quindi lui ha reinterpretato in modo positivo un avvenimento che oggettivamente la maggior parte delle persone avrebbe visto come negativo. E lui invece è riuscito a trasformarlo in positivo. E il secondo punto è collegato al primo, devi rendere automatica l'interpretazione positiva attraverso la creazione delle credenze positive. E come si struttura? Come si crea una credenza? Beh, si crea sull'esperienza. Se tu inizi a deliberatamente all'inizio a interpretare sempre positivamente gli avvenimenti negativi, si crea un'abitudine. Abitudine deriva da abito, qualcosa che ci portiamo addosso e quindi dopo un po' di volte che lo farai, si innescherà un meccanismo automatico, cioè una credenza. La credenza di interpretare positivamente e diventerà proprio automatico, quindi non ci dovrai neanche più pensare. E come terzo punto, quando hai un problema, devi concentrarti sulle soluzioni, pilotare la tua mente sulle soluzioni e non sul problema, perché se la piloti sul problema e non sulle soluzioni, di fatto non ottieni nulla, cioè vai a amplificare ancora di più il problema. Invece, se la piloti sulle soluzioni, vai a ridurre il problema. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale, avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!